guardi al futuro. Abbiamo la vita, l'abbiamo in abbondanza, ma che cos'è questa paura di sentirsi soli? Siamo tutti figli di qualcuno, amici di qualcuno, siamo tutti ad ascoltare quel qualcuno che sa di poter dare. Sempre più convinti, sempre meno persi, il nostro vero posto all'interno del contesto. Trovo sia importante dare priorità alla cultura della persona invece che alla cultura del risultato. Siamo già abbastanza, possiamo vivere, non dimostrare. Possiamo essere, non elemosinare. Vita un punto di partenza, non l'obiettivo. Vita è non voler fare a meno di te, del tuo destino intrecciato a me. L'ora è data da come ci sentiamo, non dai risultati che otteniamo. A Roma la Cina è vicina, Confucio insegna rispetto. Concludo che il mondo ha un difetto. Confuso, Confucio, confuso, l'inciuccio, l'affetto, l'aspetto, la via del maestro, il confine dei mondi. Scrivi il tuo nome al centro di un foglio e vedrai che intorno è pieno di foglie, di rami, di altri viventi. Pensa ai loro tratti, ai loro sfratti, ai loro nasi, ai loro occhi. Siamo già abbastanza, possiamo vivere, non dimostrare. Possiamo essere, non elemosinare. Vita è un punto di partenza, non l'obiettivo. Vita è non voler fare a meno di te, del tuo destino intrecciato a me. L'ora è data da come ci sentiamo, non dai risultati che otteniamo. Siamo già abbastanza, possiamo vivere, non dimostrare. Possiamo essere, non elemosinare. Vita è un punto di partenza, non l'obiettivo. Vita è non voler fare a meno di te, del tuo destino intrecciato a me. L'ora è data da come ci sentiamo, non dai risultati che otteniamo.